tratto da troppe storie vere, dedicate ai martiri morti sul lavoro, fabbrico cantiere. Questa è Disturbati Armi, mani in tasca, due soldi di insonnia per ogni menzogna. Cresciuto con l'assioma, che vivere un diritto al lavoro altrettanto, almeno così era. Allora lavori e se muori complimenti, hai vinto un posto fisso tra gli elenchi degli umani da Soma. Pensa a Said ora in coma, costole frantumate da una trave, vite perse come passi nella neve, come passi nella neve. Carissimo datore, per vivere bisogna lavorare, ma ancora qui di lavoro si muore. E amaro per due soldi in più, tu togli le tutele, per quelle due lire si è stoppato il cuore, scivolato 100 metri giù dalle tue impalcature. Lo capisci sì o no? Un'intera famiglia senza soldi, sussidi, sorrisi, li chiamati incidenti, sapendo gli omicidi mi pulsa il cranio e no, non saranno le vostre facce troppo sorridenti sopra i manifesti a toglierci il sorriso, ma quel disinteresse recidivo e tutti morti trasparenti come l'informazione al cloro che loro ci danno per farci felici e contenti, felici e contenti. Mi dite parliamone, allora ne parliamo, ma se per campare devi lavorare di lavoro muori, allora non ci siamo, no, non ci siamo, noi non ci stiamo più. Mi dite parliamone, allora ne parliamo, ma se per campare devi lavorare di lavoro muori, allora non ci siamo, no, non ci siamo, noi non ci stiamo più. Lancio Mayday, oltre 1000 morti all'anno qua, più dei caduti in Iraq nell'esercito USA. È una guerra senza conflitto, combattuta da chi rischia la vita per pagare l'affitto, mi capisci sì?